Ciao! Ciao a tutti ragazzi, qui How and Do and Do, Simone Pagello, una crisi di identità. Oggi siamo qui in un nuovo format, che bello, nuovi format in questo canale, ogni tanto portiamo qualcosa di nuovo. Ebbene sì, il titolo, vi siete innamorati del titolo, ammettilo che ti sei innamorato del titolo. Sì, Gianni Morandi, ti amo. Sì, perché questo è un format interamente basato su Gianni Morandi. Chi non ama Gianni Morandi? Tu lo ami Gianni Morandi, vedi che lo ami Gianni Morandi. Cosa andremo a fare in questa fantastica serie? Andremo a spulciare lì nella pagina di questa nuova web star, perché di web star si tratta. In questi ultimi giorni mi sono chiuso nella mia umida stanzetta insieme a tutti i miei pupazzi, che non so se lo vedete perché l'inquadratura è più stretta. Mi sono messo lì a leggere tutti i commenti più belli e a vedere Gianni Morandi, la sua vita, perché lui pubblica un post al giorno. Sì, mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questa serie, se volete addirittura anche la seconda puntata, se arriviamo a 3000 like, prossimo episodio di Gianni Morandi, ti amo. Ciao. La prima foto che andiamo a vedere di questo fantastico profilo di Gianni Morandi, ciao Gianni, so che non ci segui, la prima foto che vediamo di Gianni Morandi è questa, dove lui è in autogrill fermo con questo tedesco, perché penso sia un tedesco che ha visibilmente rubato un bambino. Strana poi la faccia del bambino, proprio a dire madonna, quale odore. E dietro nel frattempo c'è tipo uno. Ricordiamo che questo era un post pubblicato il 29 giugno. Lui scrive molto sobriamente 29 gennaio. Sono in viaggio, sosta in autogrill e foto con famiglia in partenza per le vacanze. Giustamente, non essendo il 29 gennaio, il buon Nicola scrive: Gianni, il 29 giugno, non gennaio. La prossima volta che fumi erba, consulta uno speciale del perspetto. E c'è la controrisposta allora di Gianni Morandi, che scrive: caro Nicola, la canna mi ha fatto male, anche a te fa questo effetto. Ma perché? Ciao. Adesso passiamo ad una foto che penso abbia fatto la storia del web, dove è lì che sta sbucciando dei piselli. Non pensavo manco che si potessero sbucciare i piselli. Invece no, lui è l'unico uomo che sbuccia i piselli e non è un doppio senso. Lui scrive: 7 maggio, prima i fagioli, oggi i piselli. Lui scrive 7 maggio. Non ce la faccio a leggerlo questo, non ce la faccio. Prima i fagioli e oggi i piselli. Foto di Anna, sempre, ora ci siamo, foto di Anna. Tra i vari commenti abbiamo un urlante ciccio che scrive in questi caratteri cubitali: povero Gianni, come ti sei ridotto? Al che lui risponde: ciccio, lo chiamo proprio così, come se fossero dei ragazzi del ghetto, del gangsta. Risponde: ciccio, non mi lamento, frattanto, frattanto, che cazzo vuol dire? Frattanto che li sbuccio, mangio anche qualche pisello. Ah, che bello, mangiamo un sano pisello. Che cosa? E ancora Alessandra scrive: ecco come si prepara un tour. E un sistematico Gianni risponde con un: cara Alessandra, c'è ancora tempo prima di arrivare al tour. Chissà quanti chili di patate mi toccherà sbucciare. Gianni, dai piselli alle patate. Gianni, dai piselli alle patate. Che skill incredibile, attenzione. Wrecked. C'è una meritocratica Laura, scrive: ma sei proprio bravo. E Gianni scrive: cara Laura, a sbucciare i piselli sono bravi tutti. Così. Sì. Ciao. Wrecked. Ciao. E arriviamo quindi all'ultima fotografia, dove ritrae Gianni Morandi che cucina delle metanfetamine, e dietro c'è il suo mentore. E lui scrive: 28 giugno, paella gigante per 40 persone, un cuoco esperto e un aiutante scarso. Da stabilire chi è l'aiutante scarso adesso. Tra i migliori commenti andiamo a leggere un commento di Andrea, di un suicidomane, si può dire, non lo so, che scrive: Gianni, salutami e mi ammazzo. E Gianni invece veste le vesti di psicologo, veste le vesti, e risponde: caro Andrea, non prendere decisioni affrettate. Andrea, non prendere decisioni affrettate, no! E infine l'ultimo commento che andiamo a vedere è quello di Maria Luisa. Una ragazza, questa Maria Luisa, che quando parla lascia molto spazio con i suoi interminabili puntini sospensivi, scrivendo: Gianni, giorno 8, ho gli esami, ... ti prego, fammi un sorriso carismatico, ... ne ho bisogno, ... tu mi porti fortuna, Gianni. E Gianni Morandi risponde: te lo sto facendo proprio ora, Maria Luisa, mi vedi? No, che non ti vedo, no! E niente, questo primo episodio di Gianni Morandi ti amo termina qui, e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi è piaciuto, cosa ne pensate, cosa volete migliorare e cosa vogliamo inserire all'interno. E mi raccomando, a 3000 like, nuovo episodio di Gianni Morandi ti amo. Quindi ciao. Ciao. Sto cliccando delle cose a cazzo.